arrivati 5 febbraio, nuovo appuntamento con Good Morning Milano. Siamo ai giorni successivi il famoso blocco di domenica, il blocco del traffico che ha fermato la nostra città, e con il livello di inquinamento che anzi chiamerei in questo momento la grafica, appunto per vedere il livello di inquinamento di oggi dalla Yann di Wise Eye, sono veramente veramente bassi. Eccolo qua, ovviamente il livello di PM2.5. Questa è la rilevazione di poco fa in via Tortona, livello 5. Ovviamente avete visto che vento forte che c'è, lo vedete, la scala è quella, il limite dell'OMS è a 25, quindi siamo ben sotto i limiti di legge, ma siamo ben contenti che l'aria finalmente a Milano sia tornata a respirare, ma attenzione a non abbassare la guardia. Oggi parliamo non solo di questo, cioè colleghiamo, diciamo, al blocco del traffico di domenica per ricordare, per fare un ragionamento un po' più ampio su tutto quello che è l'Ovest milanese. Lo facciamo con in compagnia di Walter Cherubini. Buongiorno Walter. Buongiorno, buona giornata a tutti, una giornata ventosa e che fortunatamente ventosa aiuta un pochettino a respirare, cioè, un po' meglio. Livelli 5 fino all'altro ieri, certamente, a 100 e passa, quindi insomma una roba pazzesca. C'è più vento qui che all'Isola d'Elba, infatti, oggi. Infatti. Siamo a 30 km orari e all'Isola d'Elba a 15. Dobbiamo monitorare perché cominciano già a arrivare segnalazioni di alberi che cadono, tettoie che volano, come al solito poi da subito c'è l'altro, sono le controindicazioni della medaglia, del vento. Infatti. Quest'oggi Walter, tu sei venuto a trovarci con un altro cappello rispetto a quello che hai di solito, o meglio, tu ti hai conosciuto in questi anni e continuiamo la nostra collaborazione insieme a Focus, con Focus Periferie, con la Consulta Periferie Milano. Quest'oggi però, diciamo, torni al tuo grande vecchio amore che è la zona ovest di Milano, con il Centro Studi con Milano Ovest, che è uno dei promotori poi del Centro Studi Milano e poi della Consulta Periferie, giusto? Sì, sì, diciamo che partiamo dalla fine del 1900 e quindi all'incirca 1996-1997, un'iniziativa di attenzione al territorio e anche di documentazione del territorio. Quindi da una parte attenzione al territorio in una logica di collegamento tra amministratori e amministrati. Questo direi che è il punto di significativo. Siamo partiti appunto nel 98-2000, nell'arco di 2 anni e mezzo abbiamo promosso più di 30 incontri con gli amministratori, invitando i cittadini non a dire che non erano capaci di fare niente, ma se l'amministratore deve fare le scelte per la nostra città, in particolare per l'ovest di Milano, probabilmente chi è maggiormente documentato e sa le cose sono proprio i residenti. Ci sono numerose associazioni, numerosi comitati, e quindi abbiamo chiesto a associazioni e comitati di venire documentati per fare delle proposte in maniera tale che si possa trovare innanzitutto un terreno di confronto comune sui problemi e anche un terreno di confronto comune sulle soluzioni. E qui, diciamo, abbiamo toccato un pochettino tutte le varie problematiche che ci sono, dai trasporti agli aspetti sociali, agli aspetti urbanistici. È stato questo un po' un approccio poliedrico che abbiamo dato con numerosi amministratori, facciamo, che si sono resi disponibili. Facciamo subito un attimino anche poi i paletti, diciamo. Quando parliamo di ovest milanese parliamo di quell'area che va... Ma noi abbiamo fatto sono le vecchie zone, i vecchi consigli di zona, 17, 18 e 19, okay, che vanno, diciamo così, dal Lorenteggio e arrivano fino al Gallaratese. Questa qui era un po' l'area di riferimento e anche l'area dell'ovest, se la dovessimo tagliare in quattro spicchi. Allungando magari fino a, diciamo, dal ponte della Ghisolfa, dalla linea ferroviaria che taglia appunto Milano in quella zona, fino a giù all'alta linea ferroviaria che è appunto quella di San Cristoforo. San Cristoforo, esattamente. E chi arriva poi alla cerchia del 90-91, okay, perché perfetto, lì arrivavano le vecchie tre zone. Questa zona è appunto una zona connotata, forse... No, io sono un po' più affezionato anche vivendoci, diciamo, però è molto connotata come zona, a differenza magari di altre zone. Abbiamo sempre la zona dello sport, con lo stadio, quello che era una volta il palazzetto, comunque si è cercato poi di continuare con le scuderie, con l'ippodromo e il galoppo, ma abbiamo anche le zone del grande verde, quindi la grande cerchia, proprio mi verrebbe da dire, un anello quasi che
chiude la nostra città nel verde che sono il Parco di Trenno, dal Montestella fino al Parco di Trenno, Bosco in Città, Parco delle Cave, fino più giù si può ancora continuare. Una zona appunto molto molto particolare anche appunto per queste particolarità. Ce n'è però da dire tanto, perché in questi anni questa zona è poi rimasta per alcuni sconosciuta, ma insomma invece è una zona che è andata avanti. Da dove vuoi partire? Cioè, abbiamo tante di novità, dallo stadio a quello che invece non è mai più andato bene, ad esempio i parcheggi mi viene in mente, ne abbiamo parlato parlando ad esempio di blocco del traffico. Ma diciamo che noi abbiamo riscontrato questo. Un conto sono le analisi sociologico-politologiche e quindi le idee, i valori. Un conto poi è invece la conseguenzialità, diciamo, politico-amministrativa. Rispetto a idee e valori, va bene, allora io che regole costruiamo affinché questi valori vengano affermati? Perché ci sono tutta una serie di contraddittorietà, sì. In maniera contraddittoria proprio, sì, rispetto all'affermazione e quello che poi è la regola che uno va a trovare. Allora, se stiamo sul verde, noi non possiamo dimenticare in quest'area qui tutta l'area dopo Baggio. Innanzitutto parliamo anche di Parco Agricolo Sud, sì. E questo qui è un dato molto importante, anche se... Bogo di Muggiano, ad esempio, proprio l'ingresso del... Muggiano, con per esempio tutta l'area di Assiano, sì. Assiano che... è un tema che stiamo svolgendo in altra parte sull'iniziativa Periferia Art, Antichi Borghi e Nuovi Quartieri della Periferia Milanese. Assiano non lo conosce nessuno. Invece è stato anche un piccolo comune negli anni del 1800, per dire, ed è un polmone verde enorme con una sua caratteristica però non conosciuto, per connotarlo è sulla strada per Cusago, per intenderci, esattamente, no? Confine con Cusago, e quindi è proprio alle spalle di Muggiano, che conosciamo un po' di più, tutto oltre la tangenziale, sì. Ovest, se vedete la cartina di Milano è proprio quello spuntone che esce, ecco, quello lì è sostanzialmente completamente verde e quell'area anche lì è in buona parte di area pubblica, in particolare dell'Aler. Allora c'è un tema della gestione dei beni che noi abbiamo e nello stesso tempo questo si configura in quell'ottica di salvaguardiamo il territorio milanese, e cioè quello di non consumare territorio. Allora, siccome noi abbiamo anche numerose aree che sono degradate nel corso degli anni per abbandoni e quant'altro, la prima vicenda che noi dobbiamo svolgere, se non vogliamo consumare suolo, innanzitutto non dobbiamo consumarlo sul serio. Quindi quello che c'è già non buttiamolo via. Non buttiamolo via e rigeneriamolo. Mi viene in mente, quindi arriviamo al Marchiondi, stai arrivando lì ad esempio, no? Allora, il Marchiondi è un'altra vicenda per certi aspetti, ma si è parlato di Piazza d'Armi, sì. In questo periodo qui, quello lì è un'area verde. Immenso. Una parte occupata anche abusivamente, sì. Da decenni, con fuochi di tutto di più. Sono iniziati la demolizione delle caserme, quello sì, ormai siamo a un buon punto, ad esempio. Però allora, cosa succederà? Quello è un altro tema, ma quello lì è un'area verde. Allora, se noi dobbiamo costruire delle cose, abbiamo tutta un'area invece di aree da rigenerare, sì. Gli scali ferroviari e quant'altro. Tenuto conto che noi avevamo anche una capacità abitativa a metà degli anni 70 con più di 1.700.000 residenti, sì. Oggi siamo risaliti a 1.400.000 residenti. È vero che poi ci sono anche numerose realtà che vengono a abitare a Milano non essendo residenti, pensiamo solamente agli 80.000 studenti fuori sede che vengono nelle nostre università, che non abitano tutti a Milano, naturalmente abitano anche nei comuni fuori, però per dire che quando parliamo di 1.400.000 residenti, chiaramente ce ne sono anche di più.
Ecco, però il tema è esattamente la rigenerazione. Questo vuol dire che noi abbiamo però cura delle cose, vediamo le cose che sono da rigenerare e quindi cerchiamo di rigenerarle. La scelta molto più semplice è quella invece di consumare suolo, come si è fatto in questi anni anche su tante iniziative, anche per certi aspetti di valore sociale, però non c'è stato questo mecciare le cose dal principio del non consumare suolo. Siamo a un consumo di suolo attorno al 72% a Milano, però anche qui poi bisogna vedere come vengono computati i giardini, i parchi, le aiuole, gli sparti traffico, perché poi si fanno anche... Insomma, lo spadraffio di Canovara, se è considerato verde, mi farebbe ridere. Allora, ci sono anche dei raffronti con le città europee dove si dice, bene, l'indice di verde della città europea, dei parchi, è 30 metri quadri a testa. Benissimo, noi invece ne abbiamo di più, però quelli non contano solamente i parchi e non gli sparti traffici, per esempio, dove ci sono i distributori di benzina, proprio per adesso banalizzare molto l'argomento. Però il tema è non consumiamo suolo dove il suolo c'è e dove magari è stato anche rigenerato recentemente. Allora, noi siamo in un'area che da Piazzale Lotto, possiamo dire, perché da lì sostanzialmente parte poi l'ippodromo, l'area dell'ippodromo, sì, che sicuramente che ha avuto una, in particolare l'ippodromo del Galoppo, ha avuto una storia nel periodo natalizio con un villaggio che poi è andato a catafascio. Per cui proprio quando si usa il terreno bisogna stare attenti a come si utilizza. Ed è una responsabilità complessiva della città. Per cui questo, noi procediamo e andiamo da una parte, c'è tutto l'asse, diciamo così, di Via Novara, che è abbastanza centrale rispetto a questo ovest di Milano, dove lì ci sono appunto l'area degli ippodromi, che sono tutte aree che devono essere conservate e non da rigenerare, perché sono delle aree che sono da proteggere, da conservare, perché sono aree verdi. Procediamo, poi abbiamo la pista di allenamento del Galoppo, che è molto importante, che si trova tra via Pinerolo e il parco di Trenno. Poi abbiamo il parco di Trenno, poi proseguendo abbiamo tutta un'area verde che va fino a Bosco in Città e prosegue fino a Figino, quindi zona fino agricola, al Settimo Milanese. Questa è tutta una zona agricola, tra l'altro. Ma se andiamo su in attività, nel senso, ricordiamo, vuol dire campi lasciati, insomma, campi d'attività. Noi abbiamo il distretto che fanno di Milano, ricordiamo. Noi abbiamo il distretto agricolo milanese, il DAM, è proprio che diciamo ha messo insieme più di 30 aziende agricole che operano in Milano e che appunto operano su circa il 17% del territorio milanese. Lo utilizzano economicamente, ma nello stesso tempo lo preservano anche, perché quando un'area non è presidiata, no? Poi discariche, c'è di tutto di più. Allora, questo qui è il quadro. Andando poi sulla sinistra di Via Novara, noi abbiamo il Parco delle Cave, sì, e poi proseguendo abbiamo appunto tutta l'area di Muggiano, per esempio, sì, che è enorme. Quindi questo qui è tutto un terreno da preservare, ma anche da andare a vedere cosa c'è su questo terreno di interessante e invece da rigenerare veramente. Se noi pensiamo cosa voglia dire rigenerazione, perché poi ognuno ci mette... usa i vocaboli come meglio crede. Uno per rigenerare un territorio dice io ci costruisco un bel palazzo, è rigenerato, va bene, può essere un'ipotesi. Noi possiamo pensare che rigenerato possa essere l'esempio della scuderia De Montel, le vecchie scuderie De Montel. Oggi, dopo 30 anni di sostanziale abbandono, l'architetto Marzorati, che è appunto capo dello studio che ha fatto la proposta di rigenerazione delle scuderie De Montel, ha detto che ci ha trovato una foresta di schifezze, 16.000 metri quadri, dove c'è stato di tutto e di più. Ecco, allora rigenerare vuol dire... Finalmente è arrivata la proposta questi, no? Qui, diciamo così, sono i dati sulla carta, ne stanno discutendo ancora con il Comune di Milano, appunto è la società che acquisirebbe questo tipo di area, però
la scuderia De Montel, che mano a mano è stata distrutta, è rimasto sopra qualcosa, verrà esattamente ricostruita per com'era. Per com'era, sì. L'idea è quella di farci le terme di San Siro. Le terme di San Siro. No, le terme di San Siro. Milano, città non vogliamo, male da sempre. Perché a 300 metri di profondità c'è acqua salmastra. Vabbè. E quindi adesso non entro in questo termine, ma per dire, quando parliamo di rigenerazione, noi abbiamo una cosa che ha dei problemi. Se ci spostiamo verso Baggio, prendiamo il Marchiondi, il Marchiondi che anche lui ha abbandonato. Le terme di Baggio? Ci facciamo? Terme di Baggio sarà un po' più... Però anche qui c'è un modo e modo di tenere le cose. Il Marchiondi stava in piedi quando è stato rilasciato perché non veniva più utilizzato per lo scopo. Ecco, allora, una struttura tu che cosa fai? La lasci lì abbandonata o che cosa ci metterò dentro? No, comincia a preservare la cosa, anche perché il Marchiondi è un'opera architettonica di Vittoriano Viganò che è stato esposto anche al MoMA di New York. Quindi abbiamo delle bellezze che noi stessi milanesi non conosciamo. E qua torniamo sempre al torniamo un po' così da non solo gli stranieri, ma anche i milanesi dormono, no? 700 anni fa è un pochettino così. Dal blocco del traffico è venuto fuori comunque un po' anche la solita tiritera, mi viene da dire un po' la milanese, della questione stadio sulle deroghe, no? Andare, possono o non possono andare i tifosi allo stadio. Noi di Milano News questa volta siamo proprio anche abbastanza impuntati sul fatto che abbiamo detto, a prescindere se il blocco serva o non serva, ma se viene fatto un blocco per un motivo sanitario, perché quello è l'inquinamento, un motivo sanitario, non capiamo perché i cittadini di alcune zone debbano poter star male e altri no, quindi perché la salute dei cittadini di San Siro vale meno dei cittadini, della salute dei cittadini di altre zone, ma soprattutto quello che un po' ci faceva arrabbiare dal punto di vista anche giornalistico del termine è che non ci sarebbe da fare chissà cosa per, a prescindere dal blocco, fermare le auto che tutte le domeniche vanno o il mercoledì o il martedì se non sono sulle coppe allo stadio, perché le soluzioni ci sarebbero già a costo praticamente zero, nel senso che i luoghi ci sono, i pullman ci sono, basterebbe solo cambiare un po' appunto la logica con cui ci si approccia all'arrivo allo stadio. Oltretutto ricordiamo dal 2015 servito benissimo dalla linea Lilla, quindi non dobbiamo tornare indietro nella notte dei tempi di quando si arrivava solo con il tram, credo 24 all'epoca si chiamasse, no? 24, forse, ecco, 24. Quindi insomma parliamo quindi dei parcheggi di Figino. Da oggi io parcheggio di farò Figino, anche questa battaglia per chiamarlo col suo nome, parcheggio di e Figino. Non parcheggio di Trenno, non me ne voglio parlare di Trenno, ma non è a Trenno, è a Figino, è in fondo alla Novara. Se mai chiamato di Settimo Milanese, cioè, ma è più a Settimo che a Trenno, se mai. Quindi Figino, parcheggio di Figino, fermo lì dal 1990. Allora, è interessante l'approccio, ma noi possiamo vederlo anche in una configurazione un pochettino più ampia. Il primo tema è questo: non ci sono i parcheggi dove vanno le auto. Non è vero, perché nel 1990, qui abbiamo qualche articolo di giornale, perché il centro studi con Milano Ovest è un centro studi anche cerca di essere documentato, quindi abbiamo degli originali. E questa qui è la fotografia, quella originale proprio, cioè quella di destra. Sì, sì, quello proprio. È una scannerata. Qui abbiamo gli originali, Corriere della Sera e Libero del 1991, Corriere della Sera del 1996, in particolare Vivi Milano, condotto allora da... Libero del 2001, il 91 forse non c'era neanche. No, 2001, scusa. 2001, tu mi sa che non c'era neanche Libero, forse. Ho sbagliato. Sì, 91, ma no, 96. 2001, quindi, ecco, questo qui del 96. Sei anni dopo il Mondiale. Sara Regina, tra le altre cose, sulla rubrica Vivi Milano. Io ero piccolo, ma durante gli anni 90, durante il Mondiale, sono stati usati quei piazzali alla fine? Allora, dobbiamo dire tutti una cosa. Tutti no, sono sicuro. Allora, durante i Mondiali del 90, la gente, anche straniere, cose del genere, è venuta con i mezzi. Noi, che appunto abbiamo avuto, se non ricordo male, 6 partite, sì, poi a San Siro, partite, no? Sì. Ma non ci siamo nemmeno accorti dell'afflusso delle auto. Differentemente da quando ci sono le partite normali, dove siamo invasi. E io una cosa che dico sempre, anche il derby, uno pensa, vabbè, viene città, partite di tifosi che vengono da fuori, Milan-Inter,
zona comunque bloccata di auto, perché non è che vengono solo i milanesi, ovviamente, arrivano da qualsiasi parte della Lombardia e non solo. Allora, torniamo un attimino al blocco. Allora, innanzitutto i parcheggi non ci sono. Quando ci furono i primi blocchi, parliamo degli anni 2000-2002, con una differenza sostanziale tra il primo blocco del gennaio 2000 e quelli poi successivi del 2002, le domeniche a piedi, cose di questo genere. Abbiamo una grafica su questo, per vederla, con quando e come si poteva circolare. Eccola qua, perfetto. Allora, domenica 21 gennaio 90 c'è stato il primissimo blocco del traffico durante una partita. Non abbiamo trovato la delibera, ma siamo quasi sicuri che non ci fossero deroghe per nessuno. La delibera sono io, ecco, cioè, il centro storico Milanove sta assieme. Perfetto. Qui in particolare per quello abbiamo messo il login nero, perché no, eravamo sicuri presente. Giocava l'Inter, lo stadio di San Siro si riempì. I tifosi arrivarono tutti attraversando il parco di Trenno, perché eravamo lì in via Novara a vedere un po' il rispetto di questo blocco, come fanno le cose, proprio a livello documentativo, senza fare niente. Lo stadio si riempì, i tifosi uscirono, nessuno batté ciglio. L'allora dirigenza dell'Inter, Moratti, Tronchetti, Provera, vennero in bicicletta, enfatizzando anche questo tipo di aspetto, possiamo andare anche in bicicletta e quant'altro. Ho sentito Milly Moratti e quindi, nei giorni scorsi, quindi tutto questa biciclettata, appunto. Successivamente, cos'è che è successo? C'erano degli assi di penetrazione che in particolare andavano verso gli assi di inganni, bisceglie, possiamo vederli nella mappa che poi abbiamo fatto. E poi, diciamo così, eccoli qua. San Leonardo, Lampugnano, sì, Lampugnano in particolare. Adesso in realtà sono rimasti solo due grossi assi di penetrazione, che sono la via Novara e via Sant'Elia, che sono appunto l'ingresso dalla piazza Lecchieri, ecco, dalle tangenziali. Ma ci sono ancora quelli che dalle tangenziali portano adesso a Bisceglie, sì, infatti. Però dopo ci sono. Per cui c'erano questi due, perché si diceva, bene, una arriva alle metropolitane, la metropolitana poi può andare in piazza Le Lotto, poi, come fanno tantissimi tifosi, quando non c'era la linea Lilla, scendevano in piazza Le Lotto, facevano viale Caprini e arrivavano tranquillamente allo stadio. Bene, siamo sportivi e quindi possiamo anche andare a piedi. Molto bene. E successivamente è stata cambiata questa logica e quindi, tenuto conto che le domeniche a piedi erano fatte anche per abbassare un pochettino il problema dello smog, come esattamente domenica scorsa, in una maniera o nell'altra, che poi sia efficace o non efficace, questo è un altro tipo di discorso. Non vogliamo andare non mi cimento, perché le cose le deve dire chi le sa, ma stiamo invece all'applicazione delle regole. La prima applicazione delle regole è che chi gestisce dal punto di vista operativo il flusso delle auto, dal punto di vista del comune, quindi polizia locale. La polizia locale, il comando che la gestisce è il comando della zona 8. Il municipio 8. Mentre San Siro è nella maggior nella parte dell'interesse è nella zona 7. Ma questo perché? Perché tralaticiamente riportato nella riorganizzazione, noi pensiamo che le zone, una volta dal 69, Milano fu divisa in 20 zone. Benissimo. I comandi della polizia locale, allora vigili urbani, sono sempre stati 15. Dopodiché si è andati alle 9 zone, tutti i servizi comunali sono stati riorganizzati su 9 zone, ma i comandi dei vigili no. Erano rimasti 15 e quindi avevamo delle zone tipo la zona 8, tanto per intenderci, che addirittura aveva una sovrapposizione di 3 comandi diversi. Va bene, di così noi abbiamo fatto un'iniziativa dicendo che dal punto di vista della gestione generale, se io divido amministrativamente la città in 9 zone, è normale che tutti quanti i servizi diventino, si dividono per 9, no? Perché altrimenti è difficile avere una gestione complessiva. Qui la gestione del territorio, siccome la vecchia zona 19 e quindi allora una fetta del comando che c'era a Buonora arriva fino alla via Novara, gestiva allora lo stadio e ha continuato a gestirlo fino adesso. Quindi c'è questo tipo di disallineamento, diciamo così, gestionale o organizzativo, ma il tema dell'organizzazione è una cosa molto importante, perché altrimenti
il municipio 7 a cui si va a chiedere ma come mai vanno determinate cose, fa: scusate, ma la polizia locale non è quella della zona 7 ma è quella della zona 8. È un pochettino bisticcio anche per quanto riguarda la gestionalità dei presidenti. Quindi questo è un problema gestionale. Il secondo problema gestionale è che appunto è stato fatto un asse d'ingresso, sì, che portava direttamente allo stadio, sì, sulla via Novara, e quindi via Novara è diventato un asse di percorrenza normale, prima per fasce orarie, non era per tutto il periodo per esempio, sì, no? Adesso è un po' per tutto il... Adesso da mezzogiorno in poi. Esattamente. E quindi, ma qual è il problema? È che le auto, siccome non c'è la gestione... Non vanno in campo. No? Le auto non vanno in campo, ma entrano in via Novara, ma poi entro... e dopodiché, e qui abbiamo anche delle immagini perché abbiamo fatto un rilievo. Tu hai fatto, infatti, so che avete fatto un rilievo proprio domenica durante il blocco. Domenica, in via? No, abbiamo fatto sulla via Arcangeli. Niente di particolare, chiesa Sant'Elena è proprio lo snodo normale dove noi ci riferiamo. Allora, sopra, sì, già, la parte sinistra è prima delle 15, no, giusto? È alle 10.30 diciamo. E dopo è dopo l'inizio della partita. In particolare abbiamo fotografato, ma è così dappertutto. Sì, 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 sì. Non è un problema, non è che è solamente qui, è così dappertutto. Allora, noi vediamo da una parte che c'è due fotografie, che sono una la via Arcangeli, che è quella di fianco alla chiesa dove, sì, c'è il mercato normalmente, la chiesa di Sant'Elena, e sotto il limitrofo parcheggio, c'è anche un parcheggio. Come possiamo vedere sono abbastanza deserti. Sì. Se noi invece andiamo alle ore 15, okay, vediamo che sono completamente pieni, con due osservazioni. La prima osservazione è sulla gestione di domenica con il blocco del traffico, e quindi non si poteva andare oltre la via Novara, ma l'evidenza dimostra che qualcuno è andato sulla via Novara. Hanno preso via Sant'Elena, arrivano torna a sinistra via Arcangeli, giusto? Tranquillo, si entra. Macroscopicamente la cosa si poteva vedere, ma a questo punto avevamo già un dato, non so. Finito la poi partita, diciamo, faceva buio ed era freddo. No, non era ancora buio, ma l'abbiamo visto da lontano. È chiaro che mentre all'arrivo le auto arrivano tutte alla chetichella sparpagliate, invece quando tutti partono, è come partono durante le partite, no? Tornano a casa, tutti arrivano sulla... E quindi si sono visti il solito quartiere, le vie del quartiere bloccate dalle auto, con nessuno che chiaramente sanziona. Questo è il primo dato. Perché? Però mentre parlavi ci pensavo adesso. Se la partita inizia alle 3 finisce alle 6? No, finisce alle 17. 17. È iniziata alle 15, se non ricordo male. Di lì per le 6, alle 6 finisce il blocco. Sì. Quindi non erano più sanzionabili, volendo, quelli che andavano via per ultimi. Ma quindi... gli ultimi, perché quindi anche alla lì, grande c'era. Anche lì, insomma, è ben pensata. Infatti la logica poteva anche essere, bene, aspetto alle 18, invece assolutamente niente, perché come alle ore 14.30-15 io ho preso e sono andato e ho infranto quella che era la regola della domenica e nessuno mi ha sanzionato, sì, e così sì, anche ho ripreso verso le 17.15-17.20 la mia auto, e che mica saranno lì per guardare per 40 minuti, no, anzi, sicuramente io lo so già al semaforo di Via Novara Sant'Elena ci sono i vigili urbani che fanno la viabilità, che sono dedicati alla viabilità, cioè a far scorrere e far scorrere, quindi hanno fatto defluire anche chi in realtà... Certo, in... ma questo come accade, guardate, da 20 anni a questa parte, cioè da questo punto di vista... Hanno aiutato chi non faceva il blocco a uscire dalla zona di blocco. Nulla, i vigili hanno fatto il loro mestiere, che è quello di far scorrere il traffico, appunto. Allora, da questo punto di vista, nulla di nuovo sotto il sole da 20 anni a questa parte. Quindi è giusto anche avere un po' di memoria storica, per quello un centro studi, giusto, che cerca giusto, di avere, perché al momento tutti quanti poi hanno ragione in quell'occasione lì, no, invece in questi 20 anni è sempre andato così, tranne a gennaio del 2000, ecco, questo è importante, perché se si è fatto nel gennaio del 2000 si può fare anche oggi. Qualcuno pensa che si partizzano per l'Inter, no, non è quello, anzi, minimamente, noi giocava proprio, Mila, poi. Quindi non c'era problema. E con una variante che appunto, come diceva Fabio Ranfi prima, dal 2015 noi abbiamo anche la metropolitana 5, quindi abbiamo un servizio in più che ci consentirebbe di... Tutti, ecco, dicono utilizziamo i mezzi pubblici. Infatti, e utilizziamo... Siamo chiusi da parte. L'ultima cosa che volevo ricordare è vero, c'è la metropolitana 5 a San Siro, e forse, dico forse perché non ho controllato precisamente, ma credo di essere sicuro, l'unico capolinea della metropolitana a non avere un posteggio di interscambio.
tra parentesi, perché Metropolitana 5? Sì, San Siro non ha un parcheggio di interscambio, nonostante abbiano parcheggi vuoti sopra alla fermata della metropolitana. Sì, certamente. Okay? Noi abbiamo una grossa area di parcheggio, eccetera. Ecco, mi permetto, a fine di questa cosa, sì, vediamo, Walter, di dire due cose. La prima, i parcheggi che avete visto occupati prima sono occupati irregolarmente, sì, perché sono dedicati ai residenti. Sì. E quindi i residenti, come tutte le domeniche, tutti i mercoledì, giovedì, quando non giocano le partite, hanno dei posti riservati che non vengono. Noi abbiamo, l'avevamo già esposto anche all'allora sindaco di Pisapia a Figino, in un incontro a Figino, abbiamo detto guardate che questa cosa qui, oltretutto, oltre a fare un danno dei residenti, ma anche un lucro cessante per l'amministrazione, perché abbiamo appunto calcolato nell'area qui, per esempio attorno allo stadio, mediamente abbiamo il 35% delle auto sulla sosta gialla irregolarmente, e spannometricamente abbiamo fatto una valutazione che vale circa 5 milioni di contravvenzioni l'anno, quindi oltre a non tutelare i residenti ma anche l'amministrazione questa. L'altra cosa invece che mi permetto è l'ultima dello stadio, perché stiamo parlando dello stadio. Allora, Nuovo stadio. La prima cosa che c'è è che ci sono stati alcuni incontri, in particolare promossi dal coordinamento San Siro, che segue questa vicenda qui, e quindi ha fatto degli incontri, in particolare anche facendo intervenire degli specialisti, urbanisti, architetti strutturisti, ingegneri strutturisti, e quindi, primo, lo stadio San Siro, quello che c'è, non si butta giù tutto. Può essere tranquillamente. Walter, questa notizia. Cioè, si poteva tranquillamente tenere quello. Ristrutturato, l'hanno detto loro. Guardate, sta in piedi. Secondo, siccome è fatto su tre anelli anche distinti l'uno dall'altro, e questo semplifica molto le cose, come è stato fatto in altre occasioni, si può giocare durante la ristrutturazione. Questo qui è un dato di fatto. Se non ricordo male, anche quando venne costruito il terzo anello, non è che per due anni furono mandati via a giocare chissà dove, Gorgonzola, no, o l'Arena Civica, ecco. No, quindi si può fare, i tifosi possono tranquillamente andare con le dovute logiche, ma come è stato fatto per i mendiali del 90, hanno messo su il terzo anello con degli assi portati da 200 metri, quindi delle cose enormi. Allora, questa qui è la prima cosa. In secondo luogo, appunto, siccome qualcuno parla un pochettino anche di landa desolata San Siro, allora, landa, che sia una landa desolata San Siro, abbiamo detto no, è un'area complessivamente verde, tra l'altro anche con, per la finale di Champions League del 2016, il giardino Maldini-Facchetti è stato capitale, finalmente dopo 30 anni rimesso sistemato a posto, e adesso lo si vorrebbe andare a eliminare. Ecco, queste qui sono una serie di contraddizioni, ma se noi ragioniamo in termini di, premesso che lo stadio San Siro è anche nei ranking mondiali delle prime quattro posizioni, infatti, europee secondo, quindi è architettonicamente, per vedere anche le partite, ottimo. No? Per cui sono state fatte delle proposte anche di ristrutturazione dello stadio che viaggiano attorno ai 100-200 milioni, mentre rifare lo stadio si parla di 540-560 milioni, tra l'altro anche delle cifre molto, enormemente più alte rispetto a quello che è il costo per posto, No? Molto alte, nel senso si parla di... Quando poi si farà ripagato quello dei biglietti di Canale 50% quindi... in più, e anche qui dobbiamo capire come mai adesso costa molto costruire questo stadio, quando invece altri stadi a livello europeo costano la metà o anche meno. Questo qui è uno dei temi che è stato posto appunto da degli specialisti che vengono dal Politecnico o che sono dei professionisti. E ci permettiamo una cosa, se il tema è che è vecchio lo stadio ma facciamo quello nuovo, l'ultima proposta è stata quella di tenere un pennone, una delle torri, abbiamo forse l'immagine. E allora, da questo punto di vista, premesso che lo stadio è anche uno dei monumenti più visitati, è il terzo monumento visitato, solo il pennone, solo a Milano, dello stadio. Abbiamo fatto un piccolo semi-render dicendo va bene, allora ragioniamo
negli qua. Stessi termini. No, in alto vediamo lo stesso ansio come adesso e come potrebbe diventare. Cioè, la proposta è: si fa quello nuovo, di quello vecchio teniamo il pilone. Teniamo un pilone per dire, ci ricordiamo che c'era okay. anche lo stadio. Chissà che un giorno qualcuno venga a sentire, qualcuno arriva in Piazza Duomo e dice: ma scusate, il Duomo è vecchio, poi non è più con i coefficienti energetici. No, anzi, perché il caldo, come lo riscaldiamo e quant'altro, non è? E quindi, però, non buttano giù tutto, no, tengono su un pennone. Il Castello Sforzesco, ma anche il Castello Sforzesco, che anche lì, no, insomma, non è proprio nuovo, e quant'altro, ma, va bene, vediamo un po' di rimetterlo, diamo un tocco di novità, teniamo un torrione. Ecco, allora, diciamo questo, che Milano è molto visitata, ma Milano chiede rispetto. Sì, accoglie tutti, Milano, lo diciamo tutti, che ha il cuore in mano e quant'altro, ma anche chi viene, finanzieri internazionali e quant'altro, noi chiediamo rispetto, anche perché l'oggetto di cui stiamo parlando non è una proprietà privata, no, ma è una proprietà pubblica di tutti noi cittadini, stadio e area compresa. E la ristrutturazione vera è quello che stanno, che faranno alla De Montella, dove ristrutturano veramente. Ecco. Complimenti. Va bene, Walter, grazie mille davvero. Noi ci vediamo comunque nelle prossime settimane con una nuova puntata di Focus Periferie. Abbiamo delle belle visite da fare in quelle delle periferie di Milano per conoscere i gioielli di Milano. Grazie mille davvero per la puntata di oggi. E continua a studiare appunto con il centro studi. Ci documentiamo perché Ovest. Per decidere bisogna essere perfetto. Documentati. Grazie mille a Walter Cherubini, grazie anche a voi che ci avete seguito. L'appuntamento con Good Morning Milano torna venerdì sempre qui in diretta alle 12:30 con una nuova puntata. Grazie mille, arrivederci, a presto.